Le interviste impossibili. Guido Ceronetti incontra Attila. Informiamo i nostri ascoltatori che l'esercito Unno, con alla testa il Tanjù, o re Attila, detto familiarmente flagello di Dio, dopo aver conquistato con terrificante impeto di cavalleria le città di Aquileia, Treviso, Verona, Mantova, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, Pavia, Piacenza, Reggio, Modena, si trova attualmente concentrato intorno al Governolo, alla confluenza del Mincio col Po. La situazione è seguita attentamente da Roma, dove prevale un cauto ottimismo. Il nostro inviato speciale ha ottenuto dall'imperatore Unno il permesso di un'intervista esclusiva nella sua tenda, che vi trasmetteremo integralmente. Bevete, baroni! Dopo una buona bevuta e un buon sonno, probabilmente partiremo alla volta di Roma! Se non partiremo, ricominceremo a bere! Ma non vorrei fare aspettare troppo la capitale del mondo. Fino a quando dovrà tremare al pensiero di Attila e trepidare insieme dal desiderio di applaudirlo? A che punto sono i preparativi? Molto avanti, mio generale. Ci sono sufficienti scorte di carne equina frollita? Enormi scorte, Attila. Fate attenzione alle casalinghe indigene. Il culto della fettina di vitello in Italia è tale che più nessun cavallo è al sicuro. La caccia alla carne equina è veemente e spacciata. Non lasciate mai solo uno dei vostri cavalli. Vigilate sempre sulle provviste. Sire, è arrivato l'inviato speciale dei Romani. Lo faccio entrare? Che entri! Verrà un bicchiere con noi. Vieni, Romano, e non tenere offesa. Gli unni sono gente ospitale. Prendi una coppa e bevi. Tu bevi poco. Infatti. Ti piace il cavallo crudo? Non saprei, sarebbe nuovo per me. Prova. Una coscia di cavallo per il Romano. O preferiresti il collo con tutta la criniera del nobile animale? Veramente ho già mangiato. Mi sono fermato in una piccola trattoria demolita dove era rimasta qualche pentola intatta. Voi romani siete di piccolo stomaco. Non sono romano. No, è vero, parli latino come un barbaro. Faccio quello che posso. Qual è la tua lingua madre? Il torinese, mio sire, quello del centro storico che si parlava prima del calabrese. Adesso è una lingua morta, ma a Roma si capisce, parlo latino. Se non parli latino, la gente fa finta di non aver sentito. Appartieni al Senato? Oh, no, no. Sei un principe della Chiesa? No. Sei un poeta laureato? La laurea ce l'ho, come tutti. La laurea è molto importante, molto. C'è chi sostiene il contrario, che la laurea conta poco, che si prende senza sforzo, che non serve poi a niente. Tra gli unni le lauree sono molto rare, neppure io ce l'ho. Da noi conserva tutto il suo prestigio. Se sei un laureato, sii il benvenuto. Baroni, abbiamo qui un laureato. Ti chiamerò dottore o professore, se preferisci. Chiamami comandante. Ho sempre desiderato essere chiamato così. Sai comandare? No. Sai servire? Nemmeno. Che cosa fa uno che non sa né comandare né servire? Ma vive ai margini, se ne infischia. Non posso chiamarti comandante se non comandi niente. Ti do un battaglione dei miei cavalieri leggeri. Potresti essere un buon capitano. Hai la faccia di chi ama i cavalli. Amo i cavalli, ma per il battaglione vorrei rifletterci. Intanto, vogliamo cominciare l'intervista? Fa pure. Quanti cavalli occorrono? Nessuno. È un gioco nel quale io faccio domande e tu, se vuoi, rispondi. Bene. Uscita tutti! Devo parlare col Romano da solo. L'Italia ti piace? Così, così. Mi stupisci.
Tutti gli stranieri intervistati rispondono sempre che l'Italia li entusiasma, che sono felicissimi, che ci torneranno appena possibile. Dicono le stesse cose quando sono in Portogallo, nel Congo, nell'Antartide. Gli stranieri sono sempre entusiasti. Ma il re Attila non è il solito ospite straniero. E l'incremento turistico non è la mia principale cura. Nelle città dove sei entrato, che cosa ti ha colpito di più? Un ferro da stiro, lanciato da mano ignota. Fortunatamente un po' maldestra. Mi ha preso a una spalla. Com'è finita? Ho fatto demolire la casa senza farne prima uscire gli abitanti. Dopo tutto è andato bene. Mi hanno portato il pane e il sale. Dicono che hai ridotto città fiorenti a mucchi di rovine. Fiorenti, poi. Io di fiori non ne ho veduti. Saranno state fiorenti all'epoca di Saturno, non certo oggi. Erano diventate piuttosto brutte e ogni giorno peggioravano, certi fiumi ridotti a cloache. Estensioni tristissime di brutture, cimiteri di macchine, pochi alberi moribondi, rumori spaventosi anche nel cielo, un fumo nero che copriva tutto, neanche più un cavallo per le strade. La gente respirava male, commetteva cattive azioni, piena di rabbia e di stanchezza. In quelle prigioni di metallo e di cemento, specialmente a Milano, quando mi raccontarono come si viveva a Milano, decisi di non perdere un minuto. Adesso Piazza del Duomo è una tranquilla isola equina. Ci sono cavalli dappertutto nella nuova Milano. La Rinascente vende soprattutto zoccoli, avena, speroni e gualdrappe. Attila, calunniosamente detto il flagello di Dio, porta la salute, l'aria pura, la pace. Dillo ai tuoi romani. Anche per loro Attila è l'unica soluzione possibile. Allora ecco la mia domanda principale. Sei veramente deciso a conquistare Roma? Ai miei baroni dico sempre di essere pronto a marciare su Roma. In realtà sono morso dall'indecisione. Contro di me si è mosso l'esercito di Aezio, che mi sta aspettando ai valichi dell'Appennino. Aezio è un ottimo generale. Finché rimango al nord non lo temo, perché in pianura sono il più forte, ma sui valichi non è la stessa cosa. I soldati di Aezio sono eccellenti guerriglieri. Molti di loro facevano la guerriglia urbana in varie città del mondo. Aezio li ha reclutati e messi in riga, rendendo alle città la calma e facendo pensoso Attila. Roma, insomma, potrebbe costarmi cara. Anche l'armamento di Aezio non è trascurabile. Mazze ferrate modello 91, ottime lance Enfield inglesi, frecce avvelenate di antiparassitari e diserbanti, già largamente collaudati in agricoltura. Raggio della morte. Questa però è un'arma a doppio taglio. Posso cavarmela facendo viaggiare con me un imponente numero di ostaggi. Aezio non oserà, per distruggere Attila, disintegrare in un colpo 5.000 milanesi, 2.000 bergamaschi, 5.000 bresciani e gardesani, 200 veronesi. La tattica degli ostaggi è quasi sempre infallibile. L'avversario è paralizzato, purché abbia viscere di padre. Certo, non è molto leale. Inoltre gli ostaggi sono scomodi e sporchi. E bisogna spartire con loro grandi pezzi di cavallo, perché un ostaggio nutrito male perde valore. Lo rivogliono col suo peso di prima e qualche volta barano. Era 100 chili e adesso 85, come mai? Ma neanche il raggio della morte è un'arma onesta. Aezio preferisce la furberia all'onore. È un vero latino. Ti trattengono solo considerazioni d'ordine militare? No. Una presa di Roma conferisce prestigio, ma una volta lì temo gli assalti della noia. Governalo, è un posto molto più piacevole e divertente. Tutte le sere abbiamo il circo equestre, due volte alla settimana le regate sul Po. Quando voglio ravioli alla mantovana, a Roma, a parte i cavalli dei Dioscuri e il cavallo di Marco Aurelio e una solenne barba. Le mie spie mi hanno parlato di via Veneto, sconfortante. Un cavallo morto è più brioso. A mezzanotte cercheresti inutilmente un pugno di biada. Prenderai Roma unicamente per dare ai romani qualche piccola emozione.
il piacere di prosternarsi davanti ad Attila dopo averne pensato e detto male, di camminare per strade rigenerate dal cavallo, l'orgoglio di dare vita a una popolazione mista piena di bellezza e di forza, parlante latino e unno, di avere per festa nazionale il giorno in cui il loro buon padre Attila avrà abbeverato il suo cavallo nella fontana di Trevi. Prenderei Roma solo per fare assaggiare ai romani un po' di vera civiltà! Sono ottime ragioni filantropiche. E per quelle dovrei mettere a repentaglio il mio esercito. Strategicamente Roma non mi interessa. Prenderei piuttosto Torino, da cui ricevo messaggi per incitarmi a voltarmi verso Roma. Da Torino la cavalleria unna, passando sotto la galleria del Frejus, arriverebbe facilmente nelle pianure galliche. Parigi. Quella è una città. Torino diventerebbe la capitale del cavallo. Potrebbe produrne tra Mirafiori e Oltrestura centinaia di migliaia all'anno, come dice quel bardo locale. E questa l'ora antica torinese, l'ora di Attila. Idioti! Ma l'ora delle Vignole! Raderei al suolo l'antica birreria Boringieri. Oh, già fatto! Spingendomi sempre più verso occidente, Torino sarebbe la capitale ideale del mio regno. Credi che il re Carlo Alberto opporrà forte resistenza sul Ticino? I piemontesi sul Ticino sono imbattibili. Lo dici perché sei dei loro? Ma non hai pensato a tornare indietro invece di andare sempre avanti? Il tuo impero è già enorme, Ungheria, Transilvania, Boemia, Germania. Se torni indietro rinunciando a Roma, l'imperatore Valentiniano ti dà in sposa la principessa Onoria e ti paga un riscatto di molti miliardi di lire. Sono stato incaricato di dirtelo. Miliardi? Che cosa me ne faccio? La vita è rincarata dappertutto. Le monete hanno perso potere d'acquisto. Con un miliardo di lire posso pagarmi 2 o 3 giorni di vacanza in un alberghetto modesto delle Alpi svizzere, insieme a pochissimi cavalli, e la principessa Onoria, che, abituata alla corte di Roma, è una donna che costa cara. Vorrei qualcos'altro. Case, terreni, ottimi investimenti. Non ride delle case e dei terreni! Non se ne fa niente dei beni immobili! Addio tutti gli stabili, disprezzo i sedentari. La gente senza cavallo mi ripugna. Puoi tenertene le tue case, finché non arrivi io a demolirle. Se ami il movimento, l'imperatore potrebbe regalarti un magnifico ottovolante, un rotor, un toboga, le montagne russe. Vedo che mi prendete per un barbaro. Mi viene voglia di fargliela pagare al tuo imperatore. Affronterò a Ezio sull'Appennino e piomberò su Roma come un falco. Posso annunciarlo come una decisione sicura? Non cambierà idea? Pensaci. Se voglio cambiare idea, chi può impedirmelo? Annuncia quel che ti pare. Attila resterà sempre imprevedibile. Lo aspettano a Roma e lui è già sul Danubio. Il Danubio lo saluta e lui sta fracassando la biglietteria della stazione Termini, da cui partiranno fiumi di cavalli! Attila, l'esercito è pronto. Aspettiamo il tuo segnale per partire. Qual è la strada per Roma? Un momento! Alla fine dell'intervista vi dirò se prenderemo Roma o se ci batteremo con gli Albertini sul Ticino. L'incertezza rende la cosa più appassionante. Hai ancora domande da farmi? Consulto un attimo i miei appunti. Ecco, vita privata, gusti, abitudini. Potresti dirmi qualcosa della tua vita privata? Particolari scabrosi? Qualcosa dove possibilmente non c'entri il cavallo? La mia vita privata è riempita di fastidi familiari. Una dozzina di mogli germaniche e galliche, danubiane, slave e parecchi figli da mantenere. Per fortuna restano a casa e io sono sempre al campo. Anche per questo viaggio molto. E poi io ho 18 sorelle, tutte in età maritale. Questo problema mi angoscia. Vorrei sposarle tutte nell'area del Mec. Ma hanno poca dote e sono piuttosto brutte, secondo la filosofia occidentale. Hanno in compenso denti eccezionalmente sani, straordinariamente irrobustiti e sviluppati dall'uso e dall'abuso di carne cruda.
Le loro trecce sono di un biondo pozzanghera, annodate con fil di ferro lunghe come le gambe di un vichingo. Ai vostri bardi piacciono poco, sono corrotti, vogliono capelli torturati dai coiffeur, lucidi di lacche. Come potrei fare? Mi aiuti ad accasarle, romano? Attila te ne sarebbe grato. Ti regalerei un cavallo, un lago, una steppa. Scorriamo gli annunci matrimoniali. Eccone uno interessante. Impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura, conoscerebbe scopo matrimonio principessa Unna, anche antropofaga, purché amante casa, musica, giardino. Un impiegato è un principe? Qualche volta, non sempre. Ma è la posizione sicura che conta. Essere in pianta stabile, avere la mutua, la tredicesima, la pensione, la trattenuta fiscale. Il guaio è che nessuna delle mie sorelle ama la casa, la musica, il giardino. Sono delle vagabonde prive di qualsiasi finezza. La vista di un violino le fa sghignazzare. Se vedono un giardino calpestano le aiuole e strappano tutti i fiori. Povero impiegato Bruno, non riuscirò mai, mai a maritarle nel Mec. Nessuno le guarda. Nei nostri costumi di solito si ricorre facilmente alla bugia. Rispondi come ti dico. Principessa Unna, esclusivamente fuggivora, amantissima casa, musica, giardino, pittura, poesia, profonda conoscenza lingue classiche, laureata a Oxford, bella voce, capelli biondissimi, e smaniosa unirsi in matrimonio con lei, impiegato Bruno, 48enne, posizione sicura. L'impiegato impazzirà di gioia e a te non resteranno che 17 sorelle da accasare. Un re degli Unni non è un impostore! L'impiegato Bruno resterà celibe, ma non sarà mai ingannato da Attila. Ho deciso. Prenderò Roma e obbligherò qualche principe romano a sposare le mie sorelle, pena la decollazione in Campidoglio. Lo faccio, come voi dite, per giustificare tutto, per la mia famiglia, Trombo! Radio Attilana. Informiamo i nostri ascoltatori che da questa notte Attila è padrone di Roma. Proseguono come sempre incontri e trattative. La popolazione dà incessantemente prova di civismo. Fatto. Roma è presa. Il generale nemico Aezio è stato tempestivamente destituito mentre si preparava a contrattaccare. Succede sempre così, i nemici buoni te li sottraggono prima dello scontro. Ho già ricevuto in mezzo alle fragranti rovine del Campidoglio e della città universitaria le insegne di commendatore, un premio di poesia e la laurea honoris causa in diritto romano, che in verità mi è molto meno familiare dei pidocchi della mia barba. Ho anche messo per farli contenti il mio sigillo sui trattati che rinsaldano i tradizionali legami di amicizia tra il popolo unno e il popolo latino. Ci sarà un grande sviluppo di rapporti culturali, commerciali e coniugali. Ho risparmiato l'eur perché in quel maestoso palazzo dei congressi, in quell'imponente palazzo della civiltà romana, farò scuderia e modello per i miei cavalli. Volevano farmi dormire al Milton, ho preferito farmi invece una tenda sul Palatino, dove tutto è di bel taglio cesareo e l'aria almeno non è condizionata. Stasera andrò all'opera. Hanno organizzato uno spettacolo in mio onore. Mangerò e berrò nel palco reale. In queste cose sono imbattibili. Lo spettacolo è intitolato Attila. L'autore è un romano di nome Verdi. Ne ha già organizzato uno per il re babilonese Nabucodonosor, quando prese anche lui Roma. Sono impaziente. Presto!
Incominciate! Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Guido Ceronetti con Attila. Attila era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.